Ciao, sono Majo, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo video anteprima ed introduttivo di Deadcraft, un gioco con una grafica cartunosa e un'ambientazione post-apocalittica steampunk, quindi tanti ingranaggi, tanti zombie, tanto mondo andato a puttane. Gioco con la grafica dall'alto, quindi un top-down dove vediamo dall'alto il nostro personaggio e la possibilità di andare a fracassare appunto teste di non morti, morti e soprattutto ratti grossi come lo Zimbabwe. In questo gioco andremo soprattutto a craftare gli oggetti, da lì il nome Deadcraft, quindi avremo la possibilità di farci di tutto. Ed è un survival, quindi avremo sete, fame, avremo la stanchezza e avremo che si muore. Perché si muore fondamentalmente. Prima di andarlo a vedere insieme però vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like per supportare il canale stesso. Adesso sigla e gioco. Dopo l'introduzione dove ce la fanno per render bene col discorso che il mondo è un po' sputtanato, iniziamo sanguinando. C'è qualcosa di meglio? C'è di meglio se non siamo noi a sanguinare. Però siamo noi, quindi. Che bello. Chi è sto tizio ammantato di nero? Con delle spade più grosse dell'Uzbekistan che ci tira? Oh, ci portano in sala operatoria, forse per rimetterci a posto. Come no? Ma che giorno dopo? Siamo noi a ridere loro morti, immagino. No, cazzo, stiamo uscendo. Ale! Inseguitelo, non fatelo scappare! E noi che sogniamo dalla vita di saltare da un palazzo con tutte le vertebre rotte che abbiamo. Lo prende bene all'inizio. Olè. Si parte? Vai. Cerchiamo di non morire fra 3 metri, eh. Andatura da zombie e GG. Sembriamo un tyrant praticamente. Abbiamo ormai poco dell'umano. Cioè Deadcraft nel senso che ci costruiamo la morte in questo gioco. Cioè ci stiamo riuscendo in tutti i modi. Oh, ora sì che sembriamo delle persone normali, ora che abbiamo il poncho. Ok, direi che possiamo iniziare a pensare di prendere delle armi e magari equiparle non sarebbe neanche una cattiva idea. Qui c'è morto il cane, che roba è? Abbiamo preso i resti di un cane. Ok, direi di aprire l'inventario e di, se c'è verso, mettersi in mano la lascia. Fondamentalmente non use ma equip. Vedo che non gliene è fregato più di tanto, ma... Eat the rotten meat. Ah, che meraviglia, mangiamoci. La carne è andata male, ma sì, mi sembra un'ottima idea. Moriamo direttamente. Sì, sì, mangiala, vai. Ah, come si sta bene. Abbiamo più 10 di sazietà e meno 5 di vita. Sì, il concetto di survival lo abbiamo presente. Si muore se non bevi, non mangi e non caghi, fondamentalmente. Un po' come tutti i giochi del mondo. Usciti fuori, ci pariamo il viso perché, a parte avere una... parte scarniciata che se vede il sole diventiamo un budino. L'altro è perché siamo stati rinchiusi per tempo. Ok, la visuale è top down, quindi dall'alto verso il basso. Insomma, sarebbe stata da un top e avreste visto semplicemente le chiappe del tizio tutto il tempo, quindi... Craft items. Ok, si può fare l'acqua cola, ma non abbiamo gli ingredienti giusti per fare l'acqua cola. Intanto carne di roba morta, brutta, male. Mi piace che il tutorial mi dica di equipare l'ascia quando già gliel'avevo detto 1 ora e mezzo fa, però va bene. È 1 ora e mezzo gli dico di equipare l'ascia, poi lo ha capito quando gli è parsa a lui. Ok. Cazzino una dietro l'altra. Il gioco fra l'altro sembra fatto anche piuttosto bene, direi, a livello grafico. Se prosegue con un minimo di intensità potrebbe essere anche interessante quando esce. Le uniche 2 lingue al momento, visto che è la demo... E siamo quindi in un'anteprima, sono l'inglese e il giapponese. Vediamo se si sfascia la macchina. Ma aveva dato l'idea si sfasciasse perché brillava un pochino. Era sbrilluccicante, direbbero alcuni. Search for the entrance to the slum. Ok, dobbiamo trovare l'ingresso. Mi va a morire, animale, che tu potresti avere la carne non andata male in quanto morto di recente. Infatti, rat meat. Ah, quindi sono topi? Così grossi? Alla faccia del cazzo. Sarola, quanto sono grossi i topi, oh. Roba soda, eh. Guarda là. Che meraviglia. Vieni qua, topone.
Guarda là. Ehi, che cosa vuoi da me? Non mi aiare perché io mi incazzo se hai, eh. Ok, dai, c'è gente che mi vuole fare il culo, direi. Ok, ho trovato il roll. Che strage! Sbam! Che meraviglia! Ah, era vivo, pensavo fosse la cutscene per l'ultimo ammazzato, invece no. Avevamo anche il lock on, ma non l'ho mai messo, quindi potevo fermare il target in modo da non avere grosse complicazioni, ma chi sono io per fare le cose correttamente? Abbiamo ovviamente degli NPC che ci vorrebbero parlare e che sto deliberatamente non cagando, perché è un video introduttivo e non mi voglio spoilerare granché. Voglio vedere più che altro quello che riusciamo a fare. Mia, le animazioni sono belle, cioè, sembra proprio che il tizio stia per zompare con la sua ascia addosso a qualcuno quando fa quell'animazione. Tipo al topo. Vieni topino, vieni topastro. Oh, è partita la cazzina, voleva ammazzare il topo. E tu chi cazzo saresti? Tanto è quello che mi chiedo. Io dirò, guarda, sono uno qualunque, levatevi dai coglioni, vi devo stroncare di legnate, se no. E mi sa che propenderanno per quella versione. Invece no? Arriva un tizio? Chi è? Who are you? Non lo so, per ora non so chi sono e non voglio sapere neanche chi siete. Però se siete fa schiaffi, dimmelo subito. Ok, siamo arrivati agli zombie finalmente. Quindi se c'è uno stealth, dimmi come si fa. Se non c'è uno stealth, mazzate fondamentalmente. Quindi, ehi, quello zombie ha un'armatura migliore della mia. Ok, possiamo lockare. Aia. Aia. C'è il colpo caricato? Non c'è il colpo caricato. Che peccato. Però c'è che muoiono. C'hanno il sangue viola, eh. Bella, questa è una trovata che non mi dispiace. Devo essere onesto. Ok. Direi che è morto, ok. Un non morto morto. Cos'è una Z-Bone? So cos'è una T-Bone, ma una Z-Bone non mi è mai capitato, onestamente, di averci a che fare. Mi dispiace, ma dovevi morire. Avevi preso un colpo prima, stavi troppo male per continuare. Che bello, è steampunkeggiante il gioco. È un tizio che parla e noi lo ignoriamo perché è da tradizione che sia così. Proprio ce l'hanno descritto così il gioco. Sono scrap metal sicuri? No. Flimsy wood, era legno, sembrava metallo. Sì, con la nostra ascia multiuso facciamo un po' di tutto. E cerchiamo zombie gramps, quindi nonno zombie. Ha una mano di cadavere nel suo zaino trasparente, non saprei come definirlo altrimenti. E ha la pettinatura di acidi di Tekken o di quella del povero Kit dei Prodigi. E adesso credo, spero, che si faccia schiaffi, perché mi sembrerebbe un'ottima idea la sua. No, dobbiamo scortarlo. È una escort mission, quindi ci porteranno le battone. Cioè io ho sete, sto per morire disidratato, se non bevo qualcosa muoio a breve. Una stagna di benzina, cioè, me la potrei bere. Vediamo dell'acqua cola, va. Stanchezza quella, allora. Come la risolvo? Mi dovrei riposare, ma non saprei come. Non ho modo di riposarmi. Non posso neanche craftare, quindi morirò, ok? Morirò, dai. Qual è il problema? Una volta sta da morire, eh. Ovviamente non sono il target preferito, perché tirano a quello che ha la mano zombie, che in realtà è quello che si sta studiando il fenomeno, credo, quindi i zombie se lo vorrebbero ingollare vivo per renderlo non morto. Lui ci parla, noi lo ignoriamo perché sappiamo che dobbiamo mazzolare chi troveremo per la strada. Se vedete nella minimappa si vede il rumore che fa camminando. Probabilmente coperta dalla mia webcam c'è la barra di vita di questo povero disgraziato. Oh madonna, quanta gente c'è, un festino zombie, stiamo morendo, noi abbiamo talmente poca vita da essere più morti di loro, che sono degli zombie. Però ci crediamo. E finché ci crediamo, cosa può succedere di male? Take this, Koz Samara, dice, fra l'altro. Non so se l'avete sentito, ma è palesemente Koz Samara, il cattivo di Johnny Stecchino, quello che nominano in questo bellissimo gioco. Sì, voglio della carne avariata, quindi smettila di blaterare. Sto veramente morendo malissimo, ma cioè, a parte mangiare non saprei cosa fare. Ah, sto morendo oltre ad essere stanco, che bello. Mi sono ucciso praticamente. Ma che se beige! Terrepulisti!
No, e poi sono morto perché ovviamente non avevo più vita. RIP, game over. Si muore e finisce qui il video introduttivo su quest'anteprima di Deadcraft, un gioco sinceramente al di sopra di quello che mi aspettavo. Se siete curiosi di vederlo quando uscirà, fatemelo presente. Adesso invece vi invito a mettere un bel like e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!